ragazzi, studiamo adesso le funzioni elementari, introduciamo nel campo complesso. La funzione esponenziale. A z uguale a x più y. Parte del c e alla z uguale per definizione reale x per questo y più y senti y. Appartenente a C. Questa è la definizione di funzione esponenziale. Ragazzi, prima osservazione. Se z è un numero reale, z è uguale a x, la funzione esponenziale cosa si riduce? Z è uguale a x più y con y uguale a 0. Cosa viene qua? Il coseno di 0 è 1, il coseno di 0 è 0, quindi viene questo, viene 1 quando viene reale x. Quindi la funzione esponenziale ristretta all'asse reale coincide con la funzione che abbiamo, che avete, è stata introdotta, la funzione esponenziale introdotta sull'asse reale. Esponenziale ristretta a R coincide con la funzione esponenziale definita. Seconda osservazione, ragazzi, la funzione esponenziale è periodica di periodo 2π greco. È periodica di infatti è alla z più 2 di greco più k 2 di greco di questo qui è alla x più d di y più k 2 di greco di, d'accordo? È uguale è alla x più y più 2k più y, che per definizione è uguale è alla x per il coseno di y più 2k più y più il seno di y più 2k più y, che è uguale è alla x, perché la funzione seno e coseno sono periodici lineari di periodo più y, coseno di y più i seno di y più uguale e alla z. D'accordo? Bene, ragazzi.
al modulo di E alla X, coseno di U più D si riduce. Il modulo è un prodotto che è uguale al prodotto dei moduli. Il modulo di E alla X è X. Il, come si chiama? Il modulo del coseno di Y più I seno di Y è uguale a 1, quindi è uguale ad E alla X. Che ragazzi, il risultato è sempre maggiore di 0, però non di 0 appartiene. Quindi la funzione esponenziale non ammette zeri nel campo complesso. Ragazzi, poi faremo vedere la settimana prossima che è surriettiva, quindi per ogni z appartenente a C e alla z sta in C star. Faremo vedere che è proprio surriettiva su C star. Ragazzi, è iniettiva la funzione esponenziale? Eh? È iniettiva la funzione esponenziale? No, perché è una funzione periodica, quindi non può essere iniettiva. Non è iniettiva, d'accordo? E quindi non può essere invertibile, d'accordo? Si analitica. Ragazzi, vediamo un po'. Chi è la U? La U di Y è uguale a E alla X coseno di Y. D'accordo? E V di Y è uguale a E alla X seno di Y. Che sono due funzioni di classe C1, io sono di classe C infinito di R4. Se la si verificano le condizioni di Cauchy-Riemann, se faccio la derivata di U rispetto a X, che è alla X coseno di Y. Se faccio la derivata di V rispetto a Y viene E alla X coseno di Y, quindi sono uguali. Faccio la derivata di U rispetto a Y viene meno E alla X seno di Y. La derivata di V rispetto a X è chi è? Rispetto a X è E alla X seno di Y, quindi è uguale a meno la derivata di U, uguale a meno la derivata di U rispetto a Y. Questo. Quindi questo fatto mi implica che F è analitica su C, cioè è una funzione intera. Come si calcola la derivata? La derivata di E alla Z, questo qua. La derivata di U rispetto a X più la derivata di V rispetto a X, che è uguale. La derivata di U rispetto a X è che è E alla X coseno di U. Quindi la derivata di V rispetto a X è E alla X seno di U, cioè più uguale alla z, però non si deve sostenere
certo. Calcolandoci i raggi di convergenza di questa serie di potenze. Allora, il limite di lato leggero a 0 è proprio in modo questo. D'accordo? Questo è il limite di n fattoriale di lato leggero più 1 fattoriale più a al limite di 1 con n più 1 è uguale a 0. Quindi questo fatto implica che la serie insomma quello che è uguale a 0 e più infinito z alla n fratto n fattoriale a raggio di convergenza più infinito. Sì. D'accordo? Quindi possiamo dire che questa serie converge per ogni z appartenente al campo complesso. Qui possiamo definire la funzione somma f sia f alle p al 0 appartenente a c a somma f di 0 uguale sommatore su n uguale a 0 infinito di 0 alle f per 0. Quindi questa funzione è definita per ogni z appartenente a c, che è la f, che è z appartenente a c, ne associo la somma di questa serie. Questo ha perfettamente senso perché questa serie ammette somma per ogni z, ammette limite per ogni z appartenente a c. Ragazzi, com'è la somma di una serie di potenze? Che è una funzione di classe c infinito. Quindi partiamo da una funzione analitica. Quindi abbiamo f, f è una funzione analitica, o meglio, siccome questo è definito tutto il campo complesso, è una funzione intera. D'accordo? Andiamo a valutare questa funzione adesso, questa f, andiamo a vedere come si comporta questa f sull'asse reale. È una funzione f, ragazzi, che è intera, cioè è definita e analitica tutto il campo complesso. Vediamo come si comporta questa funzione sull'asse reale. Cioè cosa devo prendere? Devo prendere z uguale x più iy con y uguale a 0.
se z è uguale a x appartiene ad r, f di z che cosa è? Sommatoria su n che vale da 0 più infinito x alla n fratto n un fattoriale, d'accordo? Ma chi è il limite di questa serie sul campo reale? Chi è il limite di questa serie sul campo reale? Non è altro che l'esponenziale reale. Questa è l'analisi, analisi 1, non sono altro che alla x. D'accordo? Ma abbiamo visto che sull'asse reale l'esponenziale complesso coincide con l'esponenziale reale, abbiamo visto prima. Quindi questo è uguale, non è altro che x di z se z appartiene ad r. Allora ragazzi, attenzione a questa proprietà, cosa abbiamo visto? Abbiamo la funzione esponenziale, state attenti a questo punto. La funzione esponenziale è una funzione definita sul campo complesso ed è analitica sul campo complesso. Il campo complesso non connesso, La funzione f, cioè il limite di questa serie, è una funzione analitica sul campo complesso, definita sul campo complesso e analitica sul campo complesso. E inoltre le due funzioni coincidono su un segmento. In virtù del principio di identità di prima, queste due funzioni saranno uguali dappertutto sul campo complesso. Quindi avete che f di z è uguale a esponenziale di z, però di z appartenente al campo complesso. Sta ad applicare il principio di identità che abbiamo enunciato prima. Ragazzi, cosa è la spesa? È chiaro come si applica? Lo devo ripetere. Vuole due funzioni distinte. Due funzioni definite sul campo complesso, analitiche. Sul campo complesso, due funzioni distinte. Voi fate vedere che coincidono sull'asse reale. Allora, in virtù del principio di identità, devono coincidere dappertutto. D'accordo? Questo fatto implica che x di z è uguale sommatore su f che vale tra 0 e infinito di z alla n fratto n fattoriale per ogni z appartenente al campo complesso. Qui siamo fatti lo sviluppo dell'esponenziale, lo sviluppo di Taylor dell'esponenziale rispetto all'origine. È chiaro? Ragazzi, è chiaro questo procedimento? Infinito di z ci vediamo che proprietà esponenziale che è alla z1 più z2 uguale e alla z1 per e alla z2 per ogni z1 e z2 appartenente. Vi trovate quindi la stessa proprietà che avete visto sul campo reale. Come si dimostra questo, ragazzi? Vi mostro una proprietà che anche per altre funzioni si dimostra tutto allo stesso modo. Cercate di capire come si dimostra una, poi sarà tutto allo stesso modo la dimostrazione. Fissiamo z1 uguale x con 1 appartenente
Quindi iniziamo a provare che E alla x1 più z2 uguale E alla x1 per E alla z2 per ogni z2 appartenente al campo Polis. Chiaro cosa faccio? Io voglio dimostrare, ragazzi, che per ogni z1 e z2 appartenente al campo Polis E alla z1 più z2 uguale E alla z1 per E alla z2. Iniziamo a provare, questo è un caso particolare in cui z1 è un numero reale. Quindi z1 è uguale a x con 1 appartenente ad R. Facciamo vedere che a x con 1 più z2 è uguale a x con 1 per z2, per ogni z2 appartenente al campo complesso. D'accordo? Ragazzi, quindi x con 1 qui è fissato. Questa è una funzione analitica definita sul campo complesso come funzione di z2. Questa è una funzione analitica definita sul campo complesso come funzione di z2. Cosa succede, ragazzi? Nelle sue funzioni, chiaro, qua x con 1 è fissato, la storia è come funzione di z2. Cosa succede se quando prendo z2 sull'asse reale? Prendo z2 uguale a x con 1 sull'asse reale. Queste sono le sue funzioni. Quindi chiedete, E alla x con 1 più x con 2. Dove x con 1 e x con 2 sono numeri reali. Qua cosa viene? E alla x con 1 e alla x con 2. Dove x con 1 e x con 2 sono due numeri reali. Per la proprietà dell'esponenziale in R sono uguali. Quindi, fissate x con 1. Se andate a prendere z2 sull'asse reale, quindi z2 è uguale a x con 2, queste due funzioni coincidono. Quindi in virtù del principio di identità coincidono a tappeto su tutto il piano complesso. È chiaro? Questo dimostra. Cioè magari indicate poi F è la funzione che ha z2 appartenente a C assorbe E x con 1 più z2. E con G la funzione che ha z2 appartenente a C allora, in virtù delle proprietà dell'esponenziale in R, avete che f di z2 è uguale a g di z2 per ogni z2 uguale a x con 1 appartenente. Di cosa state conducendo? Allora, l'esponenziale in R. Se E a x con 1 più x con 2 con x con 1 e x con 2 numeri reali, qua vedete E a x con 1 per E a x con 2 con x con 1 e x con 2 numeri reali. E sono uguali due parti. Perché l'esponenziale complesso coincide con l'esponenziale reale quando state sull'asse reale. Allora questo fa, quindi su questa retta queste due funzioni F e G sono uguali. Siccome sono due funzioni analitiche, tutto il campo piano complesso, per il principio di identità, per il principio di identità f di z1 uguale a g di z2 per ogni z2 appartenente al campo complesso, cioè E x1 più z2 uguale E x con 1 più E z2 per ogni z2 appartenente a C. Quindi hai dimostrato questa proprietà che volevamo provare, il primo passo. D'accordo? Lanciare qua sotto, ragazzi, vi vogliate?
Siamo sempre due appartenenti a C. E troviamo che E alla z1 più z2 è uguale a E alla z1 per E alla z2. Per ogni z1 appartenente. Cosa faccio adesso, ragazzi? Fisso z2 nel campo complesso. Vorrei dimostrare, comunque prendo z1 nel campo complesso, e alla z1 più z2 uguale a z1 per e alla z2. Per ogni z1 appartenente a c. Ragazzi, ma è difficile da fare, perché guardate una cosa. Questa è una z2 è fissato, questa è una funzione di z1. D'accordo? Cosa ci dice il passo precedente? Che questa relazione è vera quando z1 sta sull'asse reale, questo ci sta dicendo questo. D'accordo? E quindi sarà vero comunque per z1 appartiene a c per il principio di identità. Facciamo proprio sia poniamo sia f e tale p a z1 appartenente a c associa e a z1 più z2 e g tale p a z1 appartenente a c associa e a z1 per il primo passo lo stack 1, c'è questo passo qui, se prendete z1 su r queste due funzioni sono uguali, f di z1 è uguale a g di z1 per ogni z1 uguale a x1 appartenente per il passo 1. Questo è il principio di identità che f di z1 è uguale a g z1 per ogni z1 appartenente a c, cioè e z1 più z2 uguale e z1 per e z2 per ogni z1 appartenente a c. D'accordo, ragazzi ne sai come farò più questo tipo di dimostrazioni. Come vedremo dopo introduciamo la funzione trigonometrica, tutte le proprietà si mostrano tutte in questo modo, usando il principio di identità e riconducendoci alle proprietà in R. Per passare alla funzione trigonometrica voglio fare due osservazioni. Ragazzi, cosa ho detto io all'inizio del corso? All'inizio del corso sull'analisi complessa, che la derivata del campo complesso si definisce come la derivata sul campo reale. Quindi tutte le proprietà di calcolo che avevate nel campo reale si riportano sul campo
complesso. Ragazzi, non è che tutto funziona, tutto un lato sul campo reale funziona sul campo complesso. Per esempio, il teorema di Lagrange, che è sul campo reale, non funziona nel campo complesso. Abbiamo visto nel teorema di Liouville che bisogna l'ipotesi è che la funzione deve essere definita in tutto il campo complesso, analitica e limitata. Allora è costante. Se ci togliete l'ipotesi che sia definito tutto il campo complesso, il risultato non è più vero. Vedete l'esponenziale. Fissate il semispazio z uguale a x più y, x è più piccolo di un certo. Considerate questo semispazio, d'accordo? X y tale che x è più piccolo di y, cioè cosa che è y a partire da qui. A quadra esponenziale è alla z, è alla x, a quadra il modulo di e alla z. Il modulo di alla z chi è? E alla x. È più piccolo di e alla x con 0, però di z appartenente al semispazio s. D'accordo? Sul semipiano, scusate. Su questo semipiano la funzione è limitata, ma non è costante, certamente. Non è la funzione costante. È la funzione limitata, analitica, ma non è costante. Quindi non potete togliere, eliminare nel teorema di Liouville l'ipotesi che la funzione si definisce su tutto il campo complesso, cioè che la funzione sia intera. Passiamo alla funzione trigonometrica, alle funzioni trigonometriche. Rifate i conti, seno e coseno sono due funzioni periodiche di periodo 2 pi greco. Sfruttate, ragazzi, sfruttate, dimostratelo questo. Sfruttando il fatto che l'esponenziale è periodica di periodo 2π greco i. D'accordo? Poi, sono due funzioni analitiche, perché sono combinazioni lineari di funzioni analitiche. Applicando le regole di derivazione, se fate i conti viene fuori che e la derivata del seno di
z è uguale a cosino di z e la derivata del coseno di z è uguale a meno seno di z, però di z appartenente. Fate i conti a casa, però applicando proprio che è la derivata del seno, la derivata di e alla di z meno la derivata di e alla meno di z fratto di, fate il conto sfruttando la derivata dell'esponenziale e della della funzione composta ottenete questa derivata. Poi ragazzi, chi è lo sviluppo del seno e del coseno? Seno di z è uguale a sommatore, cioè uguale a 0 per x più 2, il meno 1 per m per z alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fratto l'altro. E il coseno di z è uguale a sommatore su m più 1 per 0 più infinito di meno 1 alla n per z alla 2n fratto 2n fratto n, per ogni z appartenente. Come si ottengono questi? Ragazzi, sfruttando la definizione e lo sviluppo dell'esponenziale, d'accordo? Qui al posto di e alla n z dovete metterci lo sviluppo dell'esponenziale calcolato dove? Non in z, ma nel punto i z. Qua al posto di e alla meno di z dovete metterci lo sviluppo dell'esponenziale calcolato nel punto, al posto di z dovete metterci qua meno i z. Fate la somma, direi per due, tra due di queste cose, questa quantità. Idem per il coseno. D'accordo? Poi, in particolare ragazzi, cosa dite? Che se z è un numero reale, z è uguale a x con x appartenente ad r, il seno di z è uguale, qui al posto di z dovete metterci x, ma questo è altro che lo sviluppo del seno sul campo reale. Quindi la restrizione del seno all'asse reale coincide con il seno definito sul campo reale. E idem per il coseno. È chiaro cosa devi fare? Devi passare attraverso gli sviluppi. Qui prendete z uguale x con x appartenente ad n. Cosa viene? Sono modello fianico, quindi meno 1 alla n, x alla n più 1 fratto 2n più 1 fatto l'anno. Ma questo è cos'è? Per gli sviluppi che avete visto in analisi 1 è altro che il seno di x quando x appartiene ad r. Quindi avete che la restrizione del seno ad n e la restrizione del coseno ad n coincidono con rispettivamente con il seno e coseno di pi in R. Ragazzi, nonostante l'esercizio, che gli zeri del seno sul campo complesso sono tutte sole gli zeri del della restrizione del seno all'asse reale, gli zeri del coseno sul campo complesso sono tutte soli, gli zeri del coseno ristretto al campo reale. Se non sapete che il seno di z è uguale a zero, seno di z è uguale a tappa di zero. Il coseno di z è uguale a 0, questo fatto se z è uguale a 3 mezzi più 2k di greco più 2k di greco, scusate con k. Come si dimostrano questi ragazzi? Sfruttando proprio la definizione di seno e coseno. Prendete questo uguale a 0 e risolvete l'equazione.
vector. Poi ragazzi, per il seno e coseno, tra tutte le proprietà che avete per il seno e coseno sulla seriale, come si dimostrano? Abbiamo visto prima, per esempio, se un quadro di z più così un quadro di z è uguale a 1, però di z appartenente a 5. Perché è bella questa relazione? Guardate questa funzione, la funzione se un quadro di z più così un quadro di z meno 1. Questa qui sull'asse reale si annulla, questa funzione. Vedo questa funzione, se in quadro di z, meno questo in quadro di z, meno 1. Questo sull'asse reale vale 0, se z è x, con x appartenente a r, vale 0. Vale 0 sull'asse reale, allora deve essere 0 a tappeto, per il principio di identità. E così tutte le altre proprietà del seno e coseno che avete visto in R si trasportano sul campo complesso. Il seno di una somma, per esempio il coseno di una somma, il coseno di A più B, il seno di A più B, tutto funziona come funziona nel campo in R. Ragazzi, un'osservazione, il seno e il coseno sull'asse reale sono funzioni limitate, d'accordo? Sul piano complesso sono funzioni limitate? No, perché se, essendo funzioni intere, se fossero limitate per il teorema di Liouville sarebbero funzioni costanti, ma non sono costanti. Il teorema di Liouville non sono limitati in C. Sull'asse reale sono funzioni limitate, però se mettete in C non sono più limitate, perché se fossero limitate, essendo funzioni intere, dovrebbero essere costanti, non sono ovviamente funzioni costanti. Ragazzi, sempre 5 minuti per fare funzioni iperboliche. Vabbè ragazzi, potete definire la tangente. Potete definire la tangente? Seno diviso coseno. Dovete togliere i punti dove si annulla il coseno. Funzioni iperboliche. Se riprendo la linea z appartenente a c, associo e alla z meno e alla meno z fratto 2 e il coseno di iperbolica, la linea z appartenente a c, associo e alla z più e alla meno z fratto 2. Ragazzi, queste sono funzioni periodiche di periodo 2 pi greco i. Questa esce fuori dalle proprietà dell'esponenziale, dal fatto che l'esponenziale è periodica di periodo 2π greco i. Poi sono funzioni analitiche, perché combinazioni lineari di funzioni analitiche. Quindi sono funzioni analitiche su tutti i campi complessi, quindi sono funzioni intere. Qual è la derivata del seno? È uguale al coseno iperbolico di z. La derivata del coseno iperbolico di z è uguale al seno iperbolico di z
per ogni tema. Ragazzi, state attenti, allora, questo non è meno il segno, ma il segno che colpa. Come si dimostra? Ma questo, ragazzi, c'è proprio la derivata. La derivata di una somma è uguale alla somma delle derivate. La derivata della costante della funzione è uguale alla costante della derivata della funzione. Poi, la... lo sviluppo del seno iperbolico. Avete che il seno iperbolico di z è uguale a sommatorio su n uguale a 0 più infinito di z alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fratto 2. Per ogni z fratto n e il coseno iperbolico di z è uguale a sommatorio di z 2n fratto 2n fattoriale per ogni z fratto n. Come si dimostrano queste, ragazzi? Usando la definizione e usando lo sviluppo dell'esponenziale. Qua vedete per esempio il coseno iperbolico di zeta prima seno iperbolico di zeta è uguale a 1 per ogni zeta per c. Questo deducete dalle cose direttamente dalla definizione. Ragazzi. Adesso la settimana prossima vedremo la funzione logaritmo e la funzione potenza. Avete copiato, ragazzi?